Sindaco, insomma, oggi l'inaugurazione di Etna Comics è una vittoria per tutta la città metropolitana di Catania. Assolutamente sì, una vittoria di Catania, della Sicilia, di Antonio Mannino, a cui va certamente il plauso delle istituzioni con l'onore di rappresentare, perché questo ormai si è consolidato a livello internazionale, è un evento di valenza internazionale, 83.000 visitatori pagati l'anno scorso, 45.000 metri quadrati di area espositiva, artisti di valenza internazionale, attori, fumettisti, ci sono tutte le condizioni per una non edizione ancora più entusiasmante che il territorio riuscirà a capitalizzare. Catania sta attraversando una fase di grandissima crescita turistica, anche grazie a eventi convegnistici e fieristici si permette di valorizzare il nostro territorio e Etna Comics rappresenta la perla all'interno di questo percorso qualificante. Antonio Mannino, insomma, come sempre è un grandissimo successo, si cerca di superare i superbi risultati dell'anno scorso. Ma guarda, se il risultato è la numerologia, devo dire, non mi interessa molto. Io preferisco puntare più al contenuto e all'offerta culturale, al lancio di nuove tendenze, a essere pionieri, a essere a battere i pugni forte sul tavolo internazionale della cultura popolare e dire guarda cosa facciamo noi, guarda che a Catania si possono fare cose importanti, anche noi al sud possiamo essere lo Stargate per le novità internazionali. Questo è il successo più grande, i numeri poi vanno da sé perché logicamente avendo un programma ampio è più facile avere un risultato di numeri più alti, chiamiamoli così. Ecco, non solo le ciminiere, non solo Gaina, una mostra anche a Villa Pacini e anche la solidarietà in primo piano. Sì, Etna Comics quest'anno abbraccia la città di Catania con un evento che si svolge alla Villa Pacini, si chiama Etna Comics in città, sostanzialmente un evento gratuito con un'area food, dell'area games, ovviamente concerti, sfilate, insomma ci sarà di tutto, finisce anche tardi la sera quando poi i cancelli sono chiusi, è gratuito. La solidarietà perché Etna Comics ogni anno fa un'asta di beneficenza, i ricavati della quale poi vengono devoluti per azioni benefiche. L'abbiamo fatto nei primi anni attraverso degli interventi con un'associazione culturale, siamo entrati nel Congo e abbiamo dato la nutrizione, vestiti e scolarizzazione a oltre 500 bambini di Makumi, un paesino del Congo, per 2 anni. Invece quest'anno cercheremo di raggiungere il risultato di fare una sala multimediale al reparto di oncopediatria del Policlinico di Catania.